E buongiorno mondo, sono le 6:32, sono in ritardo e vi racconto tutto dopo. Ciao ragazzi. Posso chiedere un'informazione? Sapete per caso sul treno per Milano? Al solito sono in coda le bici. In coda? In coda, sì sì. Grazie mille. Niente. E Ari, buongiorno mondo, sono arrivato in stazione Vercelli, tra poco ho il treno per Milano, sono con la Ronda, la mia bici vagabonda, e da Milano cambierò, prenderò il treno per Tirano, in Valtellina. Da Tirano pedalerò i 40 km che mi separano da Bormio, e dove cercherò un bivacco, e domani partirò sulla ciclabile della Valtellina, direzione Lago di Como, e poi da lì, non lo so, prenderò la costa ovest del lago e non lo so, seguitemi sui video per vedere che strada prenderò per ritornare a Vercelli nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti. Bene, bene, a Tirano siamo arrivati, siamo anche in compagnia di Cicloavventure Belgatto. Ciao. Che mi ha riconosciuto a Milano. Diciamo che il treno faccia i suoi lavori. Cioè, appena inizio a parlare o suona le campane o parte il treno. Vabbè, comunque loro mi hanno riconosciuto, io sono la solita bestia che non riconosce mai nessuno, ma... Perché te sei famoso, io no. questa è proprio una bugia bella e buona. Ad ogni modo siamo arrivati entrambi qua, ma loro partono direttamente in discesa e io provo ad andare su a Bormio, anche perché abbiamo deciso di fare tutta discesa, una piccola salita vogliamo farla, facciamo finta di fare i ciclisti che fanno fatica. Beh. Quindi io vado a Bormio, loro vanno in giù. Buona giornata a tutti. E ho quindi salutato i ragazzi di Cicloavventure Belgatto. Loro, come vi dicevo, si sono diretti verso Morbegno, mentre io ho deciso di andare in salita verso Bormio. E sì, perché visto che farò la ciclabile della Valtellina tutta in discesa da Bormio verso il lago, non mi sembrava neanche corretto non fare neanche un po' di salita, però mi sono scelto praticamente l'unica vera salita che c'è da Tirano a Bormio. Dovrebbero esserci 800 metri di dislivello e con il mio allenamento dell'ultimo periodo saranno tostini, ma sono solo 40 km, quindi pedala Giappino, pedala e taci. Che nella prossima vita sarò un ciclista sportivo e non un ciclista da birra con la panza, e vi prometto che vi porterò anche in posti come la salita del Mortirolo e magari anche il Passo dello Stelvio, che è uno dei miei grandi sogni, ma questo fisico, questo allenamento e sta panza non ce la farò mai, credo, ma
Non è detto, prima o poi. Se mi fate arrivare 1000 iscritti magari lo provo. Ciao ragazzi. Si passano bei ponti e belle salite. Pedala Giappino, pedala che Bormio è ancora lontano, pedala. Che la strada fosse in salita era fuori discussione. Che ci fossero queste belle salitine al 13% che cominciano da in fondo, però per fortuna tra poco qua finisce, però anche quando ti sembra in piano è sempre al 2%, sale. Per fortuna oggi ho un totale di 40 km da fare, me ne mancano ancora 18 e tra poco mi fermo a mangiare un panino perché è 1:30. Sì, sono pochi chilometri, però la sveglia delle 5:30 inizio ad accusarla adesso. Pedala Giappino, pedala, fermati a mangiare perché è importante e poi riposa e domani tutta discesa. Una cosa molto bella del sentiero Valtellina è che ogni tot chilometri trovi un'area sosta dove c'è almeno un punto panchine, un punto acqua e ti scrivono sempre quanto manca alla prossima, così ti sai regolare se fermarti in quella che hai incontrato o nella successiva. E anche qui un bel calcio nei denti, un bel 13%, oltretutto sulla provinciale, perché in questo punto il sentiero Valtellina si interrompe per riniziare tra poco. E quindi ho tutta questa salita da fare, penso sia poco più di 1 chilometro, ma è tosta e non ho ancora mangiato. Vado. Ragazzi, ma state vedendo che paesaggi che ci sono? Guardate che roba, guardate che bomba, che calma. Tutta la fatica della salita ripagata solo da questi paesaggi. Però è meglio che guardo davanti, anche se sono da solo, guardate che bello. Ore 2:30 e finalmente riesco a fermarmi per pranzare. Ho qui i miei 2 sandwich, una mela, qualche barretta dolce. Mi sono fermato vicino alla chiesa di Morigone, che è quella là, ed è un parco in ricordo e in memoria dei morti causati dalla frana del 1987 a seguito di alluvioni e clima avverso. E niente, mangio e faccio questi ultimi 9 km per Bormio, poi vedrò, vi farò sapere. A dopo, ho fame tantissimo, ciao. Bella l'area di sosta per rilassarsi, c'è parcheggio per le bici, ricarica delle e-bike, la panchina, un bel paesaggio. Però sapete cosa manca? Un bidone per buttare il torsolo della mia mela e la mia immondizia. Quindi me la metto nelle borse e al primo bidone butto via tutto. Ah, dopo riparto. Sta già andando giù il sole e meglio andare.
come avete visto, a Bormio sono arrivato, è imballato di gente, infatti volevo bermi una birretta in centro, ma tutti i posti con i tavolini fuori, soprattutto quelli al sole, visto che ci sono 26 gradi nonostante sia ormai novembre, erano strapieni, 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 non c'era un posto, quindi sono venuto ai campi sportivi e comunque la birretta me la sono presa, la bici l'ho parcheggiata là e ora mi sa che finita la birretta mi rimetto sopra al sentiero della Valtellina, stavolta in discesa, e vado a cercare un posto per bivaccare, perché qua in zona Bormio è quasi impossibile, o ci sono pascoli o ci sono muri così e montagne e basta, non c'è un posto per andare a imboscarsi. Quindi vado un po' più giù, qualcosa avevo visto lungo la strada e quindi mi tolgo anche qualche chilometro per domani, visto che volevo farne 110-120, ma chi lo sa, vedremo. Vi faccio sapere dopo. Ciao ragazzi, bevo la birra, ciao. Many tic tacs later. Ragazzi, è vero che ho pedalato una decina di chilometri a ritroso lungo il sentiero della Valtellina, ma tanto erano i chilometri che avrei dovuto fare domattina, però guardate che posto che ho trovato per bivaccare stanotte. Ho appoggiato la bici lì al muro, che sarà quello che mi proteggerà questa notte. Qua un bel prato bello tagliato, pulito, in piano, e davanti avrò questa vista. Mi sveglierò guardando le montagne. L'Adda è laggiù in fondo, quindi ci sarà umidità, però sono abbastanza distante, non sono proprio attaccato. Anche qua è una strada chiusa, quindi da qui non può arrivare nessuno, non può arrivare aria. Si può arrivare solo da questa strada qua che ho fatto io, con una discesa dove ho spinto la bici come un matto, perché è così, cioè nel senso, domani sarà una discesa, ma adesso ho fatto la salita per portare sulla bici a spinta. Però ne valsa la pena, ne valsa la pena. Adesso mi rilasso, mi faccio un bel piatto di pasta al ragù, ragù già pronto, quelle nelle boccettine già pronte, e poi appena va giù il sole monto la tenda e mi riposerò per ripartire fresco e riposato domattina. Buonanotte. È buio, la tenda l'ho montata e adesso, come vi dicevo, mi preparo un piatto di pasta. Sto per sbranarmi un braccio da solo. Ebbene sì, io mi porto dietro lo sgabello, anche se è un bel ingombro, perché sono vecchio. Ok. Sale. E come pasta ho i mini fusilli della Barilla, perché cuociono in 6 minuti e come vedete mi faccio già i pacchettini predosati a casa, così non mi devo sbattere in giro. Sì, sono un maniaco. Bolle, bolle, bolle. Siamo pronti per scolare. Che colore brutto che c'ha. Va bene, va bene. E voilà. Buon appetito.